nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimi fratelli e sorelle, ci ritroviamo questo giorno di festa, una festa bellissima, quella dell'Immacolata Concezione di Maria, perché, ecco, festeggiamo il dono grande che Dio fa a ciascuno di noi, alla sua Chiesa, all'umanità intera, della Madre, del Redentore. Viviamo questa festa, lo sapete bene, anche in un giorno di giubilo. Oggi inizia il Giubileo della Misericordia. Pochi minuti fa il Papa ha valicato, ha attraversato la Porta Santa di San Pietro e spiritualmente anche noi con lui vogliamo sentirci chiamati ad attraversare la porta della misericordia che è l'amore di Dio. Voi sapete che domenica prossima anche possiamo anche noi concretamente attraversare la porta santa della nostra diocesi alla cattedrale a Lione Terme. Allora iniziamo con gioia questa celebrazione riconoscendo l'amore misericordioso del Signore e anche con umiltà riconoscendo i nostri peccati, domandando al Signore il perdono. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli, con molto peccato, che mi siedo alla ora di Gesù, veniamo a loro alla grandissima colpa, e subito alla grazia della Vergine Maria, e anche il Santo a voi fratelli, di legare la permessa il Signore del nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra ai uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe.
Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. E ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti, ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto le meraviglie. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre e Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. E Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella verità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci è identificati di Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere l'ode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che
la vita stella. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Guarda che
è lo Spirito Santo, amore di Dio, che si posa su te, scende su di te. Per questo Maria, di fronte alla proposta di Dio, liberamente potrà dire: ecco, avvenga in me quello che tu hai pensato, quello che tu hai detto. Cosa vuol dire quello che tu hai detto avvenga in me? Vuol dire questa parola di Dio che è scesa su di me oggi si realizzi, diventi realtà. Nel caso di Maria diventerà carne, la carne di Dio che si fa presente in Maria, nella persona di Gesù di Nazareth. Ecco perché oggi è una festa bellissima che in un certo modo anticipa la bellezza del Natale. È la stessa gioia. Natale sarà la gioia piena dopo aver vissuto l'Avvento, ma in un certo modo già oggi pregustiamo la bellezza del mistero dell'incarnazione. Dio, l'Emanuele, è Dio con noi attraverso la presenza, la disponibilità di Maria di Nazareth. E tutto questo ci riguarda certo, non solo perché per mezzo di Maria ci è dato il Salvatore, come canteremo nella notte del Natale, ma perché la sua immacolatezza, il suo essere senza macchia, è una sfida per noi. Anche noi, lo dice proprio San Paolo nella seconda lettura di oggi, anche noi siamo stati scelti da sempre, San Paolo dice, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati nell'amore. Quello che per Maria è una dimensione che vive dall'inizio del suo concepimento, per noi è un dono, ma anche una conquista che ogni giorno è davanti ai nostri occhi. Ogni giorno anch'io, ciascuno di noi, è chiamato ad essere santo e senza macchia davanti a Dio nell'amore, nella carità. Allora la strada della purezza e della santità è tracciata, sì, ma è una strada che ognuno di noi può percorrere, dai più piccoli ai più anziani, tutti chiamati in questo grande solco, in questo grande tracciato che il Signore ha aperto per noi. Cosa fare? Papa Benedetto ha parlato, forse i più grandi se lo ricordano, ad una Via Crucis memorabile al Colosseo di qualche anno fa, del fatto che nella Chiesa, ma non solo nella Chiesa, perché oggi quando si pensa in Chiesa si pensa subito al Vaticano e ai libri che escono. Lasciamo da parte un attimo i libri e guardiamo dentro di noi. Anche dentro di noi certe volte ci sono delle cose che non vanno. Papa Benedetto usa una parola forte, sporcizia. E anche noi, onestamente davanti a Dio, dobbiamo riconoscere che ci sono delle realtà, delle zone oscure della nostra vita che vanno tirate fuori e buttate via. Il Giubileo è il tempo nel quale questo siamo invitati ancora di più a fare, a scoprire questo amore misericordioso del Signore che aiuta proprio a dissolvere le tracce del peccato, i nostri grandi e piccoli egoismi che si annidano nei nostri cuori,
che ci impediscono di vedere l'altro e l'altra come un fratello e spesso ce lo fanno vedere solo come un nemico o come un antagonista o come un competitore. Il tempo del Giubileo è il tempo della grazia e noi lo iniziamo insieme a Maria. In fondo, se ci pensate bene, da quando Maria ha detto sì a Dio, da allora tutto il tempo è tempo di giubilo. Dal momento in cui Gesù si è fatto carne, tutto il tempo degli uomini è diventato tempo di giubileo. Siamo noi a volte a rifiutarlo, siamo noi a respingere Dio dalla nostra vita, ma tutto il tempo è tempo di giubilo, perché tutto il tempo è tempo in cui Dio fa sentire la sua voce e ci chiama alla conversione. Infatti lo sappiamo, la condizione per vivere l'anno santo, per vivere il giubileo è anzitutto una: convertirsi a Dio. Poi possiamo attraversare mille volte anche la porta santa, ma se il cuore non cambia, non serve a nulla. È il nostro cuore che deve diventare una porta che si spalanca all'amore di Dio. È il nostro cuore che deve diventare una porta che si apre misericordiosamente agli altri, ai fratelli e alle sorelle che in particolar modo hanno bisogno della mia fraternità. Non a caso il Papa, nel documento che accompagna l'indizione del Giubileo, dice a tutti i cristiani: amici, riscopriamo le opere di misericordia. Cioè, riscopriamo come concretamente noi siamo chiamati a vivere la misericordia, quindi ritornare al Signore, la bellezza della preghiera, la bellezza di vivere i sacramenti della fede, l'Eucaristia, la confessione, ma anche riscopriamo la bellezza di essere misericordiosi come lo è il Padre vostro celeste, dice Gesù. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre, cioè fate passare attraverso le vostre parole, i vostri sguardi, i vostri gesti, i vostri atteggiamenti, fate passare misericordia, fate passare misericordia, come ci insegna a fare Maria. Ecco, allora preghiamo il Signore proprio durante questo giorno di festa, perché ognuno di noi, questa comunità, la nostra chiesa locale, la nostra diocesi, impari sempre di più a usare e a parlare il linguaggio dell'amore e della misericordia, piuttosto che quello della condanna e del giudizio. Impariamo a parlare il linguaggio del Signore, impariamo a parlare il linguaggio di Maria, che è un linguaggio appunto misericordioso e amorevole verso tutti. Amen.
eleviamo con fiducia la nostra supplica per la Chiesa e per l'umanità redenta dal suo Figlio. Preghiamo insieme dicendo: per intercessione del Signore, ascoltaci, Signore. Thank you.
nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva e perdona il suo sacrificio, allora e gloria al suo nome, e rivede nostra sotto la sua santa Chiesa. Accetta, Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Come noi la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione infatti siamo liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Tanto i nostri cuori. Sono rivolta, Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa vuole giusta? Veramente cosa vuole giusta? Nostro dovere salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai preservato la Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, perché piena di grazia diventasse degna madre del tuo Figlio. In lei hai segnato l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine Purissima, doveva nascere il Figlio, agnello innocente, che toglie le nostre colpe. E tu, sopra ogni altra creatura, la predestinavi per il tuo popolo, avvocata di grazia e modello di santità. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Mangiatene tutti, questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Grazie.
liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu e il regno, la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Inviatevi un segno di pace.
sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui per singolare privilegio hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione finale vorrei a nome di tutti ringraziare Don Paolo per la sua disponibilità, questa bellissima giornata che ci sta, che ci ha fatto vivere, una bella messa e poi il piacere di inaugurare il presepe. Il presepe che andremo a scoprire, a conoscere, è un insieme, di cose. Insieme perché è l'opera della comunità. Non sono una sola persona, ma tutti, quasi. Abbiamo portato il nostro tempo, il nostro materiale, le nostre idee e insieme siamo riusciti a fare quello che scopriremo. Un insieme anche perché fondamentalmente il presepe è la rappresentazione della natività di Gesù e quindi troveremo in quel presepe elementi fondamentali della nascita di Gesù, la grotta, la storia, i personaggi e così via. Ma un insieme anche perché porta il sigillo della nostra storia e della nostra cultura. La nostra storia, perché troveremo il vecchio Rione Terra, la Darsena, sì, e l'Assunta, nel Tempio Serafine. Poi troveremo pure la nostra bella Salvatore sotto il monte. La storia perché lui ci ricorda Don Peppino, che anni fa ebbe questa magia di immaginare il presepe Gesù nato nella Via Venera e poi nel tempo l'abbiamo modificato, abbiamo aggiunto altri elementi. Ecco, vedete che è un insieme perché l'espressione del messaggio di Gesù. È proprio bellissimo. Tengo a ringraziare Gino, che non vedo, è sparito, perché proprio è un artista con il suo modo di fare l'onnipotente qua. Ecco, allora sarà aperto da Don Paolo dopo la benedizione, però da oggi, da stasera, potete passare per visitarlo. Anche stasera alle 6:30, di notte è proprio bellissimo, uno spettacolo. Quindi visitiamo, come dicevo, è anche l'espressione della nostra fede, non solo la storia, non solo la bellezza dell'arte, eccetera, ma fondamentalmente il presente e la rappresentazione della natività di Gesù Cristo. Grazie a Don Paolo ancora una volta, speriamo che non sia l'ultima volta perché è sempre disponibile quando lo chiamiamo. Grazie. Don Paolo. E allora riceviamo la benedizione del Signore questo giorno solenne e la sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per l'intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Immacolato dello Spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Annunciate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Lo riprendete dopo. Preghiamo.
Dio che abiti una luce inaccessibile e ci hai amato di così grande amore da renderti visibile nel Cristo, volgi lo sguardo ai tuoi fedeli che ritraggono in questo presepe l'umanità del tuo Figlio e fa che siano configurati a Lui che venerano in questa rappresentazione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie.